non voteranno la Commissione europea, nel senso che loro non voteranno la Commissione europea, dicono di essere europeisti, poi chi vota contro la Commissione europea sicuramente non dà una grande dimostrazione di europeismo. Mi auguro che tutti i parlamentari italiani che fanno parte delle partite opposizioni votino e sostengono anche all'interno delle loro famiglie politiche un principio, che si tratta di votare il candidato dell'Italia, non è il candidato di un partito. Insomma, noi chiediamo di fare quello che facevamo noi con Gentiloni. Io ricordo che lo accompagnai io, Silvio Berlusconi, in Commissione economica, all'epoca era parlamentare europeo, era componente della Commissione Affari Esteri, ma volle partecipare all'audizione di Gentiloni per dare un messaggio chiaro. Quando si è al di là dei confini del nostro paese, in un punto di divisione di partito conta l'Italia. Questo Berlusconi lo ha fatto, lo stesso Fitto lo ha fatto. Io mi auguro che i partiti di sinistra facciano la stessa cosa e dimostrino di avere a cuore l'interesse nazionale. Sullo Ius Scholae siamo avanti. Sullo Ius Scholae io non faccio alcun passo indietro, ma certamente la questione della cittadinanza merita una riflessione seria, merita una proposta legislativa completa per renderla, la concessione della cittadinanza, più al passo con i tempi. È ridicolo presentare tre righe di emendamento sul decreto sicurezza, non c'entra niente con la sicurezza, il diritto di cittadinanza, le provocazioni non sono dimostrazione di impegno per sostenere una riforma della cittadinanza. Noi siamo seri, credibili, affidabili, non facciamo giochetti parlamentari presentando un emendamento di qua, un emendamento di là, perché non è così che si affronta la questione. Andatevi a leggere un bel articolo di Mattia Feltri ieri sulla Stampa, che prendeva in giro coloro che hanno giocato sulla questione degli emendamenti in Parlamento. Poi vorrei sapere anche l'opposizione, che idea ha, perché noi non c'è una cosa diversa. Comunque entro la legislatura ci sarà. Noi presenteremo, stiamo elaborando la nostra proposta, adesso c'è prima la manovra l'emergenza numero uno. E poi affronteremo anche questo tema, presenteremo la nostra legge, presenteremo i nostri alleati, che si dovranno esaminare, magari sostenerli, ci fa molto piacere, vedremo.